sono Melinda e questa è una nuova puntata di Intervista Artistica. Nuovamente qui da Extra Factory vi presento Martina Polandri, giovane pittrice, disegnatrice e designer di Livorno. Mi preme farvela conoscere perché nonostante abbia comunque del talento, questa è una cosa un po' marginale, nel senso che comunque sperimenta sempre nuove tecniche e gioca sempre molto con i suoi disegni, cosa che a me piace molto. Lascerei subito la parola a Martina perché mi piacerebbe che ci parlasse un po' della sua passione e della tecnica che stai usando in questo momento, cioè come sei arrivata dalla nascita fino adesso a fare questa tecnica, che poi vedremo cosa cos'è. Vai. Cercherò di essere breve. Allora, praticamente la passione per l'arte, il disegno, la pittura nasce con me in realtà, perché da che ho ricordo, da che ho memoria, mi è sempre piaciuto disegnare, un po' anche ovunque, con grande rammarico dei miei, perché imbrattavo muri, imbrattavo insomma qualsiasi superficie potessi imbrattare, era diciamo la mia tela. E niente, la mia formazione comunque è di tutt'altro tipo, non ho seguito studi accademici, però non ho mai abbandonato questa passione, quindi nasco come autodidatta. Successivamente ho seguito dei corsi comunque anche presso la Fondazione Tosso Berti, anche la Fondazione Orizzonte, tutti i corsi comunque di breve durata, sia di disegno davvero, anatomia, illustrazione, eccetera. E attualmente cioè, a me piace disegnare e dipingere con gli acquerelli e attualmente dipingo, diciamo che dipingo, utilizzo una tecnica particolare che si chiama fumage. Il fumage è una tecnica che viene realizzata mediante l'uso del fumo di una candela che viene, diciamo, rimane impresso sulla tela e attraverso il quale realizzo le mie opere, sia in live, perché sto portando avanti questa tecnica anche come spettacolo, collaborando anche con musicisti. Infatti, perché comunque questa tecnica è anche molto spettacolare, cioè sì. Non c'è solo l'aspetto che tu fai un quadro e lo fai vedere, ma fai anche vedere tutto il processo, il classico live painting, però con un punto in più, diciamo, sì. Un po' di spettacolarizzazione, l'ho detto. Sì, sì, e va è sempre molto, bene, insomma. Sì, è molto interessante perché unita alla musica, questa tecnica è molto affascinante da vedere perché proprio entri in un flusso particolare, cioè godi proprio di uno spettacolo un po' diverso dal solito. E diciamo che la sto portando avanti adesso in Toscana, poi a breve ci saranno gli spettacoli anche fuori Italia. Per ora non ho date né niente perché è tutto in divenire. Scusa, tornando un attimino indietro, tu parli di spettacoli con della musica, sì. Quindi la musica comunque ti accompagna nel tuo processo creativo? È un qualcosa in più, qualcosa che ti aiuta? Allora, la musica sì, è comunque qualcosa che fa parte del mio processo creativo, sia durante live ma anche in studio. E spesso mi ispiro anche a dei testi musicali o anche a figure che hanno fatto parte o fanno parte dell'ambito musicale, perché diciamo che tra le sette arti è qualcosa che mi appassiona e mi tocca profondamente. Forse è l'arte a cui mi sento più legata e paradossalmente la musica sì. Non ho mai studiato musica, non sono musicista, ma la vivo attraverso gli altri. E quindi diciamo che la musica è un po' il nutrimento di quella parte. Un'ultima domandina, easy, hai appunto, tu hai detto che hai comunque il progetto di fare gli spettacoli con le mostre all'estero, anche in Italia. Cose che vorresti fare adesso, che hai in progetto di fare?
dei sogni nel cassetto? Allora, dei sogni nel cassetto, uno è sicuramente quello di viaggiare attraverso la mia arte, insomma, partecipare a mostre, eventi, fare spettacoli, fare show, essere un po' un artista itinerante. Questo sarebbe molto bello perché fa un po' parte del mio carattere, è un po' la sera che deve, sì, girare. Esatto, non voglio restare soltanto ferma in un posto, ma ho sete di conoscere altre culture, altre realtà, altri artisti. Mi piace il confronto con gli altri, quindi cerco sempre di uscire un po' da quello che è il posto in cui vivo, perché non mi piace restare ferma. Noi ti facciamo tanti auguri per il presente e per il futuro, perché è una grande passione, un grande talento che sicuramente riuscirà a portare avanti sempre al meglio. Seguite la pagina di Martina Volandri su Facebook e su Instagram. Sì. Su Facebook è MV Illustrations, e mentre su Instagram Martina Volandri Art. Ok. Adesso vi saluto, un ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao!